Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuti ad un nuovo video della serie Zen and the Art of Saxophone Sound, ossia lo Zen e l'arte del suono del sassofono, una serie di video che ho deciso di fare, di esercizi che voglio condividere con te, che sono da fare molto lentamente, che hanno un carattere quasi da meditazione, da cui il nome Zen. Oggi parliamo di come gestire la dinamica sul nostro strumento, ma intanto sigla. Nel caso in cui questa fosse la prima volta che capiti sul mio canale, voglio dirti che se hai la passione come me per il sassofono e per la musica jazz in generale, ti consiglio di seguire questo canale perché ogni settimana carico dei video nuovi su questi argomenti. Possono essere, non so, dei soli che sto trascrivendo, dei dischi che sto ascoltando, degli esercizi per il nostro strumento, anche delle idee che possono venire da strumenti diversi, per cui la chitarra, la tromba, il clarinetto, il pianoforte, insomma, che possano riguardare comunque la sfera del jazz, dell'armonia e dell'improvvisazione. Allora, oggi voglio condividere un esercizio che io reputo semplice teoricamente, in pratica un po' meno semplice, ma molto efficace per gestire la dinamica del nostro strumento. Allora, che cosa si può fare? Secondo me possiamo partire da una nota lunga, proviamo a partire da una nota semplice, una nota media. Ad esempio posso fare il Do senza portavoce. Parlo del Do al terzo spazio. Proviamo a partire da una nota come nota lunga ed a suonarla dal forte al piano. Vediamo che succede. Il punto rilevante è gestire il passaggio dal forte al piano, anzi direi dal fortissimo al pianissimo, da 3F a 3P, nel modo più graduale possibile e mantenendo la nota lunga. Quindi non dobbiamo immaginare una serie di scalini, per cui non so, qui c'è il fortissimo, qui c'è il forte, qui c'è. Dobbiamo immaginare che queste diverse dinamiche debbano essere suonate in modo graduale, cercando anche di lasciare il timbro uniforme. Proprio, ovviamente vi parlo di una cosa così surreale, però come se noi abbassassimo il volume su uno stereo, su un impianto stereo. Allora, nel fare questo bisogna stare attenti ad una cosa importante, all'intonazione. Quando noi suoniamo forte, l'ancia si flette molto. Quando suoniamo piano, l'ancia invece ha delle vibrazioni più ha delle oscillazioni meno ampie. E quindi nel piano un classico, diciamo, esempio di quello che succede quando siete alle prime armi, insomma, nei primi momenti in cui fate questo esercizio, è che noterete che nel piano il suono tende un po' a crescere, tende a calare nel forte. C'è proprio un motivo fisico. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare. Infatti questi esercizi sono degli esercizi da fare molto lentamente, in cui dobbiamo ascoltare molto il nostro suono, per questo hanno un carattere da meditazione. Dobbiamo ascoltare e dobbiamo combattere questa tendenza, quindi cerchiamo di capire cosa succede. Adesso io farò una cosa molto cattiva con me stesso,
vi consiglio anche a voi di fare questa operazione, cioè metterò un accordatore però che non posso guardare mentre suono e farò la stessa cosa, quindi suonerò la nota dal forte al piano. Ok, adesso provo ad invertire l'esercizio, cioè vado dal pianissimo al fortissimo. Ok, nel fare questo esercizio, oltre a stare attenti all'intonazione, dobbiamo stare attenti anche ad un altro fatto. Si potrebbe pensare erroneamente di faticare di più nel forte, perché uno potrebbe dire: scusami, ma io nel forte soffio di più, nel piano soffio meno, quindi più soffio, più mi stanco. In realtà no, perché nel piano la nota è molto più difficile da controllare, molto più, diciamo così, si comporta più come un cavallo imbizzarrito, quindi dovete nel piano sostenere la nota con il diaframma. Se volete potete anche farlo, magari suonando una nota che richiede una mano sola, mettendo una mano sul diaframma e capendo che cosa succede. È molto importante che il suono sia pulito, ovviamente se suonate molto piano come ho fatto io adesso potete anche avere un po' di soffio sulla nota, però è importante che il suono sia pulito, cioè all'inizio magari se fate questo esercizio sentite più soffio che nota. Quello non è il subtone, non è il suono soffiato, ne parleremo magari in un altro video. Quello lì vuol dire che l'ancia non vibra come deve, è un'altra cosa. E allora questa cosa può essere semplice o può essere difficile, dipende anche dalla nota che affrontate. Adesso faccio una nota particolarmente tosta, Si bemolle grave. Adesso è andata meglio. Per esempio, sui bassi avete sentito all'inizio stava per partire l'armonico superiore. Quindi è molto importante fare questa cosa in tutto il range dello strumento. Adesso faccio una nota molto acuta. Adesso sono andato veramente su una cosa complicata, cioè ho suonato do sovracuto. Bisogna farlo su varie note perché noterete che su una nota magari potete farlo subito benissimo senza averlo mai provato precedentemente l'esercizio e quindi diciamo alcune note sono effettivamente molto immediate. Su alcune note è molto più difficile. Se ti è piaciuto questo video, se hai anche dei modi alternativi per studiare queste cose, perché questi vlog vogliono anche essere uno spunto di riflessione, un punto di incontro per sassofonisti, lascia un commento e ti invito ad iscriverti al canale per essere aggiornato sui prossimi video. Ciao, ci vediamo la prossima settimana.